studiato a tavolino da più di un secolo. Lei a Trapani ha parlato di legalità, in questo senso ad Agrigento cosa si sente di dire? La legalità è uno dei problemi, è quello diciamo, che ci accompagna. È evidente che il controllo della malavita organizzata su territori impedisce di portare investimenti, impedisce di pensare al futuro così come si dovrebbe. Quindi bisogna stare accanto, parlavo a Trapani perché si sono fatte delle azioni molto importanti di polizia e di magistratura, bisogna stare accanto a tutti coloro che si battono contro la criminalità organizzata, vale per Trapani, vale per Agrigento, vale per ogni parte del paese dove questo avviene. Si parla poco dei problemi del Mezzogiorno, perché le fabbriche che chiudono, i lavoratori in cassa integrazione sono soprattutto in altre parti del paese, quindi si può essere portati a immaginare che il Sud soffra meno la crisi. L'opinione della CGIL è esattamente il contrario. Il Mezzogiorno non ha questi fenomeni di cassa integrazione ovviamente, ma sconta la crisi con un aumento drammatico dei tassi di disoccupazione. E in più, mi dispiace dirlo ma lo vedo, l'azione del governo è troppo poco attenta ai problemi del Mezzogiorno. La disoccupazione avanza, c'è assolutamente la necessità di individuare un percorso di tutela proprio per fare in modo che il conflitto sociale che già si sta inasprendo non raggiunga livelli insostenibili. Noi ci auguriamo che questa sua presenza ad Agrigento nell'ultima delle province italiane possa rappresentare anche, perché no, la possibilità. Abbiamo anche invitato i segretari di CISL e UIL, pensavamo di poter fare anche un'iniziativa unitaria, ci auguriamo che da qui possa finalmente ripartire anche quella voglia di unità che credo insomma tutti abbiamo la necessità e di cui tutti sentiamo il bisogno. Di fiducia nel sindacato.